Sindaco, reso conto dell'attività lavorativa in vista poi delle elezioni amministrative del prossimo maggio. Sì, sono molto orgoglioso e fiero di aver avuto di nuovo la fiducia da parte dei partiti del centro-sinistra della città di Offida per rappresentare come candidato sindaco Offida Solidarietà e Democrazia, che è una lista molto forte, una lista che ha caratterizzato gli anni del progresso della città di Offida, una lista che è alla guida di questa città, straordinaria città dal 1995, insomma, da quando cambiò la legge elettorale per i comuni nel 93, quindi siamo al governo di questa città da tanti anni e lo siamo legittimamente perché riusciamo a concretizzare tutti gli impegni che prendiamo a fronte delle decisioni coinvolte e condivise con i partiti politici. Quindi ringrazio i segretari e tutto l'organismo dirigente del Partito Democratico, di SEL, di Rifondazione Comunista e dell'Italia dei Valori di Offida. Quindi un centro-sinistra compatto che si apre ovviamente alla società civile. Offida Solidarietà e Democrazia ha questo connotato forte di aprirsi agli indipendenti che vogliono dare il proprio contributo nel solco del progresso e del cambiamento continuo rispetto allo sviluppo che vogliamo dare a questa città. Siamo molto soddisfatti, io sono molto orgoglioso di essere stato di nuovo individuato come il candidato sindaco di questa straordinaria lista. Qual è la cosa di quella quale va più fiera in tutti questi 5 anni di lavoro? Vado fiero della compattezza del gruppo, sia compattezza dal punto di vista politico che dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista personale. E vado fiero del fatto di essere riusciti a realizzare il 100% del programma amministrativo. Sono fatti, quindi a noi piaceva misurarci con gli impegni assunti, ci siamo riusciti e ci siamo riusciti con grande parsimonia, forza, vivacità e dinamismo. Quindi sono orgoglioso di tutto il lavoro che abbiamo svolto dal 2009 al 2014 e sono ancora più orgoglioso di quello che riusciremo a fare dal 2014 al 2019.